Ciao a tutti, vengo qui per presentarvi il progetto Ilios che ho fatto insieme ad altre tre classi della scuola Maltoni. In questo progetto praticamente parleremo delle discriminazioni di genere e dell'orientamento sessuale e siamo andati nelle classi a fare delle domande e raccogliere le risposte ed altre eventuali domande se c'erano per sapere cosa ne pensano loro del bullismo omotransfobico o come reagirebbero se dei loro amici facessero coming out con loro. L'importante è che resti mio amico, non importa quale sesso gli piace. Rimarrebbe tutto uguale e lo sosterrei se bullizzato. Sarei felice per quella persona perché l'importante è che sia felice lei. Non bisogna prenderla in giro, è una cosa normale. Si deve rispettare tutti, non ha senso prendere in giro o picchiare. Ognuno deve avere la libertà di scegliere la sua propria identità sessuale e deve sentirsi libero di poter condividere la sua vita accanto alla persona che ama. Io lo sosterrei e ne sarei felice. Gli direi sicuramente che è libera di essere come vuole. Io non sono contro, anzi, è sempre un argomento che mi interessa molto. Detto questo, per me ognuno è libero di essere come vuole ed è inutile criticare inutilmente. Io lo adorerei perché supporto la comunità LGBT e sarei lo stesso sua amica. Io la incoraggerei e le farei capire che lei ha fatto la cosa giusta e che non tutti hanno il coraggio di farlo. Può darsi che non tutti capiranno il perché. Infatti, alle cose non ci deve essere per forza un perché. Tu sei così perché hai scelto di esserlo. All'inizio mi sarei un po' imbarazzata, ma dopo pochi secondi l'avrei capita e l'avrei aiutata dicendo che è normale perché tutti hanno libertà di sesso. Sapete, ho già passato questo momento, ma è solo che la ragazza che era bisex amava me. Io ho reagito abbracciandola e dicendo che non c'è niente di strano. Lo aiuterei a conquistare il suo sogno di avere un ragazzo più bello per lui. Sarei molto felice per lei, del suo coraggio e del suo essere diversa, perché essere diversa non vuol dire essere sbagliata, ma essere speciale. Io le direi che per me può essere quello che vuole, anche perché l'amore è amore. Io non sono nessuno per dire chi amare. Reagirei in modo positivo e appoggerei quella persona. Sarei molto felice anche che abbia avuto il coraggio di dirlo apertamente, senza nascondersi dietro ai pregiudizi. Io sarei molto felice per lui o lei, perché non è facile dichiarare il proprio orientamento sessuale, soprattutto perché c'è gente omofoba. In più sarei felice per lui o lei, che non si vergogna perché è davvero. Ovviamente ogni persona ha le proprie scelte ed è giusto così, perché tutti devono ragionare con il proprio cervello e fare quello che più preferiscono. Però se un mio amico o una mia amica facesse coming out rimarrei senza parole, preferirei non saperlo. Secondo me non è una cosa tanto brutta, perché se una persona piace una persona dell'altro sesso e si sente felice così, lo sono anch'io. Sinceramente reagirei molto bene, perché non credo che sia giusto discriminare o impedire a una persona di essere felice con la persona che si ama. Infatti anche io faccio parte della comunità LGBT e ne vado fiera. Mi dispiacerebbe molto perché, secondo me, ognuno può amare chi vuole. Se vedessi un episodio di bullismo omotransfobico, cercherei di aiutare le persone che vengono prese in giro difendendole. Ma se l'episodio di bullismo si aggravasse, chiamerei delle persone più grandi. Interverrei in favore del ragazzo bullizzato, magari anche in collaborazione di qualche amico. E cercherei di far capire al bullo di quanto sia sciocca e assurda la fobia per l'omosessualità. Se assistessi a una scena di bullismo omotransfobico, molto probabilmente rimarrei indifferente perché sono una persona troppo timida e avrei paura delle conseguenze. Ma se la vittima fosse stata un mio amico, avrei agito immediatamente per aiutarlo e sostenerlo nel suo modo di essere. Agirei e direi al bullo di smetterla perché l'amore, secondo me, può essere espresso in ogni forma. Penso che prenderei le parti della suddetta vittima, in quanto secondo me ognuno deve e ha il diritto di potersi identificare in qualunque orientamento sessuale voglia. Intervenirei, ovviamente non sarebbe facile. La cosa migliore sarebbe chiamare qualcuno che possa intervenire, per esempio un adulto o la polizia.
Assistere a una cosa del genere non è assolutamente bello, quindi spero vivamente che non mi accada mai nella vita. Essere pro all'LGBT è d'obbligo, perché come la scena che è successa a Malika, la ragazza di 22 anni cacciata di casa perché lesbica, non devono più accadere. Se io assistessi a un episodio di bullismo omotransfobico, prenderei le sue difese, perché ognuno è libero di amare chi vuole. Io sicuramente non resterei ferma a guardare, in qualche modo cercherei di reagire e difendere la vittima, perché non trovo per niente giusto che una persona venga giudicata per come è e per come vuole essere. Ma ancora oggi, nel 2021, molte persone non hanno la mente pronta per capire queste cose. Se assistessi a uno di quegli episodi, cercherei sicuramente di proteggere o aiutare la persona in difficoltà, anche se non è facile mettersi in contrapposizione al gruppo, ai bulli. Proverei a dargli sostegno nei momenti in cui ha più bisogno di aiuto. Esistono i matrimoni gay o lesbici? Sì, però più che altro sono unioni civili, perché si possono sposare, cioè almeno in Italia, soltanto in comune, quindi è più un'unione civile che un matrimonio. Voi siete pro o contro l'LGBT? Allora, personalmente io sono pro, perché ognuno ha il diritto di amare chi vuole, e anche se una donna ama una donna o un uomo ama un uomo, comunque sia, c'è sempre l'amore di mezzo e quindi non c'è niente di male a sentirsi gay o lesbiche. Perché le persone non sopportano la comunità LGBT? Beh, non la sopportano perché ci sono tante persone nel mondo che sempre la penseranno in un modo diverso e come si dice, sempre non si può accontentare tutti. Vi siete mai sentiti a disagio con una persona con un orientamento sessuale differente dal vostro? Allora no, però forse all'inizio mi sentirei a disagio perché non saprei come comportarmi con lei, magari faccio qualcosa di sbagliato, però col tempo mi ci abituerei perché sono persone come noi, non ci sono differenze. E anche le domande che ci hanno fatto comunque sono tutte inerenti a questo e noi siamo felici di rispondere. Se assisti a una scena di bullismo omotransfobico, ricordati di rivolgerti ad un adulto di riferimento.